chiedetemi se sono felice. Sì, sono molto felice. Mi è arrivato questo DP. Non è che ne avessi bisogno, ovviamente, perché ne ho altri 300 da fare. È che non vedevo l'ora di vederlo, perché è veramente carinissimo. Questo non era previsto assolutamente, con gli ultimi sconti su AliExpress. Però poi mi sono innamorata, appena l'ho visto, ho detto no, è troppo carino, devo prenderlo. L'ho pagato un po' meno di 12 euro, è di Despint, che è un altro degli store di HomeFun, e ci ha messo circa 25 giorni ad arrivare con i packet, stranamente, quindi si sta un po' riprendendo i packet. Vado subito ad aprirlo, quindi scatolina rigida, ecco qui il DP. Non è neanche stato maltrattato durante il trasporto, perfetto. Adesso vi mostro il soggetto, Diamantini con leggenda e kit per posizionarli. Beh, non perdo neanche tempo a mostrarvi il kit, è quello classico, pinzetta, vassoietto piccolo, gommina, sacchettini, pennina con adattatore da 3. Solido, insomma. Diamantini. Vi mostro immediatamente il soggetto da leggenda. Poi vi apro anche la tela, ovviamente. Ditemi se non è meraviglioso. Io mi sono innamorata di questo riccio. È bellissimo. È troppo carino. Cioè, ha in testa un cerchietto con i fiorellini. È carinissimo. 45x45, full square. Era un po' in dubbio, dirvi la verità, sulla dimensione. Ogni tanto mi vengono questi dubbi. Alla fine non volevo prenderlo 50, è soltanto un piccolo riccio, però comunque lo voglio abbastanza definito. Però 50 è sempre un po' impegnativo mettersi a farlo, e ne ho anche altri tanti di grandi, per cui volevo un po' rimanere su dimensioni più contenute. Ne ho un altro attaccato qui in casa, 40x40, e è un po' piccolino, forse 40x40, per cui ho preso una via di mezzo, 45 appunto. Vediamo come viene. Allora, poi che piccola pieghetta c'è, ma nulla di che, lo metto sotto dei libri, che perché non so quando lo farò, l'importante è che sia a casa mia, questo è l'importante, in modo che possa vederlo e rimirarlo. Tolgo, la carta protettiva si è un po' incollata con, ecco, la parte adesiva. Ogni tanto capita che tirando sulla parte della carta si tiri su anche lo scotch biadesivo, perché questo è uno scotch biadesivo che viene applicato sulla tela per renderla appiccicosa. Però basta cambiare angolino e insomma, non ci sono problemi. Cerco di aprirlo. Ah, qua si è anche strappato. Che antipatico. Comunque questa parte. Vediamo. Cioè, ogni tanto qualche danno lo faccio. Ok, di qua lo richiudo, un casino oggi. Eccola la cornicetta, è un po' scuro, però comunque sapete, continuerò a ripeterlo fino alla fine, che non è detto che i diamantini siano dello stesso colore delle caselle, quindi anche se i colori vi appaiono strani sullo schema, non è un problema, prima dovete fare il DP e poi giudicare il risultato. Perché vi dirò di più, un buon venditore tenterà di non mettere i colori delle caselle uguali ai diamantini, perché così è più facile lavorare, si distinguono molto più facilmente. E quindi qui appare un po' tutto quanto scuro, però non è assolutamente detto che il risultato sia effettivamente questo. Intanto, schema. Questo comunque è un negozio di HomeFun, per cui ci sono tantissimi lettere e numeri. Vedo che c'è anche qualche simbolino, ma poca roba e semplicissimi. Non ci sono simboli strani, c'è un più, poi un cancelletto, un percentuale, insomma, buono. Il resto è tutto quanto bello nitido, appiccicoso al punto giusto, c'è ormai come qualità, insomma, la conosco, è molto buona. E solo sui personalizzati, che mi ha fatto un po' un casino le ultime volte, per cui sì. Però su quelli da catalogo invece è veramente un ottimo venditore. Cerco di riposizionare un pochino questa carta protettiva che accidentalmente è staccato. Ok, ecco,
tipo, io non potrei mai farlo di lavoro questo, perché non sono in grado di chiuderla decentemente. Comunque c'è chi lo fa per me, per fortuna. Facciamogli fare il lavoro, ognuno il suo, ecco. Colori, vediamo quanti sono. Sono tanti. Sì, insomma, abbastanza per essere un 45x45, poi su tutto quanto sui toni del grigio. Sono ben 35 colori. Questa qui è una leggenda completa, ve la mostro. Ecco qui. Il numero sequenziale. Il simbolino, che ovviamente cambia da tela a tela, da venditore a venditore. Quindi non è detto che ogni, non so, 819 di un tal venditore abbia sempre lo stesso simbolo. Bisogna sempre verificare. Dopodiché c'è un numero DMC. Scusate, sono al contrario, faccio fatica anch'io a leggere. Quindi il numero di sacchettini e il numero di pezzi che servono per realizzare il DP. Piccola precisazione. Il numero di sacchettini. Quando trovate un DP dove c'è una parte molto consistente di uno stesso colore, i venditori solitamente non inviano le bustine queste piccole. Me ne prendo una. Queste qui, che contengono 200 diamanti ogni bustina. Ma prendono dei sacchetti più grandi, se no devono inviarvene una fila lunghissima, tipo 10 metri di diamantini. E quindi se c'è scritto qui un numero, però poi vedete che la corrispondenza non corrispondono, tipo c'è scritto 50 bustine e ne avete 5, non preoccupatevi, perché le bustine probabilmente saranno più grandi. In base alla dimensione, ovviamente conterranno più o meno diamantini. Se guardate negli album del gruppo Diamond Painting Italia, ci sono anche le foto delle principali dimensioni delle bustine con relativo numero di diamanti che contengono. Quindi non prendete paura se vedete numeri tra bustine effettive e numero riportato nell'agenda che non corrispondono, perché probabilmente perché le bustine sono più grandi. Detto questo, inizio a fare il mio controllo per vedere se me li ha inviati tutti quanti. Ci sono tutte quante le bustine, molto bene. E i diamantini immagino siano buoni, insomma quelli di un fan sono sempre buoni, ripeto, è un buonissimo venditore assolutamente, soltanto io ho avuto qualche problema con un paio d'ordini, però sì, insomma, vi ho già spiegato abbondantemente la questione in altri video. Quindi per il momento sono soddisfatta, questo qui è veramente troppo carinissimo, è che ne ho tantissimi altri da fare prima, mi sa. Insomma, comunque sapete che ogni tanto cambio idea così all'ultimo, quindi vediamo quando lo farò. Vi tengo aggiornate sempre sul gruppo Facebook Diamond Painting Italia e seguiteci anche su Instagram e sulla pagina Facebook, sempre di Diamond Painting Italia, per essere sempre aggiornate sui lavori miei, ma anche di tutti quanti le altre persone che condividono con noi, insomma, questa passione. Buon Diamond Painting a tutti!